Voglio intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Con Giorgio ci conosciamo da, non so, da tanti anni, non diciamo da quanti, e assieme abbiamo condiviso delle belle storie che adesso vedremo. Questo è il logo del mio studio, come vedete non da ieri ho introdotto struttura biochimica, biofisica e psicoemozionale, perché secondo me l'analisi di una persona deve essere fatta a 360 gradi, epigenetica, va tutto bene, l'importante è che il nostro organismo venga osservato nel modo più integrale possibile. Allora, una breve storia, questo è l'inventore della kinesiologia applicata che ho avuto il piacere di conoscere, vediamo se riesco a non incasinarmi. Ecco, questo è Georges Godard, l'inventore della kinesiologia applicata, ci vedete? Come? Aspetta, devo fermare, sì. Ecco, Georges Godard nel 1964 fu il primo, thank you, il primo... Scomparso? Niente, non vuole apparire. Ah, perché forse ha messo questo. Il primo che disse appunto delle varie correlazioni tra muscolo, organo e la reazione muscolare in base a ciò che introducevamo, quindi già solo il cibo modifica, il professor Spaggiari chiaramente ne sa molto più di me, l'informazione elettrica, quantistica, bioelettrica del nostro organismo. Dobbiamo ricordarci che noi viviamo per differenza di potenziale, non avessimo in noi differenza di potenziale saremmo piatti o non esisteremmo. Un esempio è la vecchietta tutta storta, il giorno che muore si distende, come mai? Non è che la schiena storta, ma azzera tutte le differenze di potenziali patologiche che ha portato questa vecchietta di 100 anni a essere tutta storta. Ok, thank you. Allora facciamo così. Quindi in poche parole è 100 anni che, anzi molto più di 100 anni che gli studiosi raccontano questa storia della biofisica applicata alla medicina. È chiaro che quello che è più facile dire o 100 di colesterolo o 150 di glicemia è come dire o il contagiri della macchina, ma non è che serve tanto, se non sei capace di andare in macchina il contagiri non te ne fai niente. E per tornare sempre ai grandi personaggi, la Rita Levi di Montalcini, che ho avuto l'onore di conoscere, una delle frasi che disse, dice: meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. Ma soprattutto a una festa dei 50 anni di laurea disse questo: la mia fortuna, gli chiesero, ma a 90 anni sei ancora in forma? E lei rispose: la mia fortuna non è genetica, ma epigenetica. E allora, parlo di 15 anni fa, pochi capirono il vero messaggio che voleva dire la grande Rita Levi di Montalcini. Il professor Francesco Bottaccioli, che è l'inventore italiano dell'apnea, della psiconeuroendocrinoimmunologia, disse: i nostri genitori ci consegnano un foglio bianco, diverso per ognuno di noi, quella è la genetica, ma noi ogni giorno ci scriviamo la nostra vita, dove ambiente, cibo e frequentazioni, quindi biofisica, fanno la differenza. Nel 1954 Bernard Jenkinson, che è l'inventore della elettromiografia in campo orale, disse, 1954, l'anno che sono nato io, disse: se un fatto è misurato è un dato di fatto, altrimenti è solo un'opinione. Quindi io posso dire sei alto, sei piccolo, se misuro so che 1,80 m è più di 1,70 m. E allora, sempre per fare un po' di storia, torniamo all'intolleranza alimentare, torniamo indietro di 20 anni, dove appunto cominciarono a dire che esistevano queste intolleranze. Cosa sono le reazioni avverse al cibo? Vado avanti perché so che siete stanchi. Se arriviamo al trigemino, io quando studiavo in medicina non c'erano queste foto. Adesso si sa che i denti sono collegati in questo modo al trigemino, il quale trigemino non solo è sensitivo e motorio, ma pare che sia anche
viscerale. Cosa vuol dire viscerale? Dà delle informazioni all'intestino, quindi quando noi trattiamo il cibo tra i molari, l'intestino sa già cosa succede. Una persona a quale manca due molari, anche se mette due impianti, non è la stessa cosa, perché non riceve le stesse informazioni. Quindi, correlazione tra intonazione alimentare e postura corporea, un altro capitolo molto vario. Esiste però il rovescio della medaglia. Io nel 2000 a Santo Domingo fece una relazione in un congresso odontoiatrico e dissi, il titolo era Approccio olistico in odontoiatria. Un professore di allora, sorridendo, mi disse: ma cosa ci dai ai pazienti, l'olio? Chiaramente questa fu la mia risposta, cioè agitare prima dell'uso, voglio dire, se il cervello non lo usi, non so cosa. Il problema è che se sei abbastanza avanti rispetto al pensiero così ufficiale della norma, passi sempre per uno che lo vale poco, lo vuole saper lunga, però insomma ci prendiamo queste incombenze. Ma questo, tutto questo, perché siamo qua a discutere quello? Perché? Semplicemente perché la medicina degli anti non funziona. Cioè io non posso nel XXI secolo pensare che l'infiammazione la cura con un antinfiammatorio, l'infezione con un antibiotico, l'ipertensione con un antipertensivo, mi viene da ridere, e la depressione con un antidepressivo. Potrebbe essere lungo l'elenco. La medicina degli anti non funziona. Io anziché... è vero, è vero. Io anziché uccidere il sintomo, devo cercare di curare la causa. Molto più difficile, ma a quel punto uno è medico e non è altro. Quindi se parliamo di postura corporea, prima col professor Spaggiari gli ho fatto vedere un'informazione che si può dare ad un occhio che non converge, ed è questo. Qui abbiamo un occhio che non converge e qui converge. Perché converge? Perché abbiamo applicato lo stimolo giusto nel momento giusto. A chi ho fatto il test prima? Non è in aula. Eccola là. Mi ha fatto vedere con il professor Spaggiari che non convergeva, non girava la testa da un lato, abbiamo applicato io questo stimolo nell'occhio che non converge, l'abbiamo applicato a lei, girava la testa a destra come a sinistra. Capite bene che io in cura piloti sportivi ad alto livello, se tu li ottimizzi informando, informazione cosa vuol dire? Dare ai piedi, al cervello, agli occhi, al cibo, quello che gli manca. Se io devo integrare una persona o la integro a tromba, o se no ti manca una cosa e ti do quella cosa che ti manca, se no è tempo perso. Sappiamo tutti che ambiente, alimentazione, attività fisica e benessere, però abbiate pazienza alle immagini, fin da bambini il bambino è confuso, perché a seconda del genitore che va al supermarket e compra Nutella del nonno, ha informazioni confuse. Poi a me è successo anni fa, avevo i figli piccoli, volevo andare nelle scuole elementari a parlare di benessere. Mi hanno detto lascia perdere perché ti metti contro il presi della mamma, tutto quanto, insomma, a dire che il panino col prosciutto, magari col pane integrale, meglio della Nutella, basta vedere a scuola i distributori cosa vendono, insomma. Quindi, ecco, sostanze ortomolecolari, quell'atleta lì a destra, Giorgio lo conosce bene, è andato, è un motocrossista che nel 2008 è diventato campione del mondo e dal 2007 si nutre, si integra col Cellfood. Abbiamo fatto anche un servizio sul perché il Cellfood è una cosa, soprattutto per uno sportivo, perché uno che ha bisogno di poco ossigeno magari riesce a fare la scala allo stesso modo. Una persona che ha bisogno di sostanze ortomolecolari in determinati momenti per fare questo numero, lui sembra che vada addosso alle persone, ma invece sa bene cosa fa, c'è bisogno di ragionare bene, quindi di avere ossigeno dal cervello alla punta dei piedi. Adesso lui fa il team manager di una squadra di motocross, prima cosa che dice ai piloti prendete il Cellfood, ma non lo dico perché c'è Giorgio qua, è la verità. E quindi un'altra cosa, sabato abbiamo fatto un convegno a Torino dove si è parlato del probioma o del probioto umano. Praticamente noi possediamo un organo in più e non lo sappiamo. Perché non lo sappiamo? Perché abbiamo 2 chili di microorganismi dentro di noi che fanno la differenza. E questi dobbiamo cercare di cosa? Di misurarli. E come si misura? Non col buon senso, ma con degli strumenti che ci permettono di misurare. Qui facciamo un breve filmino di cos'è lo stile di vita. Dura un minuto, non dormite. Thank you.
cui andiamo avanti negli anni. Questo è la fortuna dell'epigenetica. Quei due signori là, chiaramente lei un filmino, non è che fossero nati uno malato e l'altro sano, ma la vita, il diverso stile di vita ha portato a questo risultato. Qui c'è un volante della Ferrari del 1960, qui un volante della Ferrari del 2019. Cosa è cambiato? Nessun pilota di adesso andrebbe a fare un gran premio con quello. E quindi qual è il problema? Cioè, qual è la cosa che dobbiamo avvicinarci? La tecnologia migliora la performance. Questa è un'avionica a destra di un, non so di che era, del 1920 facevano le traversate con quell'avionica. Adesso un pilota moderno, ma nessuno si permetterebbe di fare una traversata con quel tipo di informazione. Oggi ci si informa così. Quindi chi dice ma quello non serve, l'altro non serve, anche il computer non serve, però farne a meno diventa difficile, insomma. Questa è purtroppo il rovescio della medaglia. Questa è una bella signora che ha pensato bene di tenersi l'amalgama in bocca, quindi metalli pesanti, inquinamento, però si è rifatta le labbra. Nella trincea quotidiana, cioè nel paziente che vede ogni giorno, purtroppo c'è anche questo tipo di problema. Ma se tu gli fai vedere che un esame XYZ, quello di terziani, una, guarda che tu sei inquinata da un metallo pesante, se io te lo dico e basta, ho quell'avionica del 900 e il volante del 1960, e se io ho una cosa che ti dico, guarda, hai l'amalgama, adesso ti faccio vedere perché quell'amalgama mi fa male, vedi che sei intossicata da metalli pesanti. Questo l'ho detto prima, se non ci fosse una differenza di potenziale saremmo piatti o non esisteremmo. Quasi finito. E questo è come penso io della vita, cioè di chi è medico, di chi ha di fronte qualcuno che soffre. Il nostro organismo è uno e unico e come tale deve essere visitato, osservato e curato. In più non ci sarà mai data una seconda occasione per far bella figura alla prima visita. Se noi abbiamo un paziente e diciamo ah sì vieni qua un minuto e va via, se invece lo guardiamo negli occhi, cominciamo a capire perché soffre, perché non soffre, gli diamo un'impronta di quello che ogni medico dovrebbe fare, cioè occuparsi della salute. È vero che purtroppo la società interessa più il malato che il sano, ma noi dobbiamo inseguire la salute, che non è l'assenza di segni o sintomi, come si studiava ai nostri tempi, ma è il perfetto funzionamento di ogni organo, tessuto e cellula dell'organismo. E un modo per osservare l'organismo è l'epigenetica. Cioè noi, è inutile dire, ah ma io sono così perché mio nonno era così, tutte balle. Il mio modus vivendi giornaliero mi modifica perché ambiente, e Giorgio l'ha fatto vedere stamattina, cibo e frequentazione, la frequentazione sulla biochimica, la biofisica. La biofisica ha stabilito che quattro ragazze che hanno il maestro in giorni diversi le fai vivere assieme, assumono, cioè, fa sì che questo maestro dopo 2 o 3 mesi avvenga nello stesso giorno. Cos'è successo? E la trasmissione che ha fatto molto vedere bene il professor Spaggiari della biofisica. Noi viviamo per la biofisica. Quando c'è il danno biochimico, ormai c'è il danno, la biofisica può prevenire, può dirti guarda che il tuo cuore avrà dei problemi prima che i CPK siano a 500, quando sono a 500 è già tardi. E questa è una frase del grande Stagnaro che dice il nostro organismo è fatto da 1/1000 di materia, tutto il resto è energia. Quindi dobbiamo cercare questa energia di non disperderla, di capire cosa possiamo fare e soprattutto ottimizzarla. E quindi oggi abbiamo queste informazioni, possiamo veramente fare di più capendo che da un capello o da altri distretti possiamo avere informazioni
che altrimenti dobbiamo fidarci del buon senso, che serve sempre, ma se associamo il buon senso a un buon strumento di misura, attualmente otteniamo il massimo. È vero che gli antichi erano saggi, dicevano fate il cibo sia la tua medicina, ma non avevano questi strumenti. Quindi questo più il buon senso, arriviamo a ottenere il massimo. Grazie per l'attenzione. Grazie e complimenti di cuore.